Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Unicredit ha subito un'intrusione informatica in Italia con accesso non autorizzato a dati di circa 400.000 utenti italiani relativi ai prestiti personali. Non è stato acquisito nessun dato come password o altre credenziali di accesso che possa consentire l'accesso ai conti dei clienti o permetta transazioni non autorizzate o altri procedimenti delicati. Intanto il titolo cala in borsa, meno 0,7%. Unicredit non conosce al momento gli scopi con cui sono state effettuate le intrusioni informatiche in Italia. Secondo lei, la reputazione di una banca può essere messa in discussione dopo un fatto del genere? Secondo me sicuramente incide come sicurezza anche da parte degli utenti, ovviamente dei clienti, che non si sentono probabilmente tutelati al 100%. Mi sembra impossibile che una banca così famosa abbia queste falle e permetta che succedano queste cose. Lei è cliente Unicredit? No. Allora, la reputazione no, nel senso che gli hacker purtroppo nel mondo dell'informatica girano dappertutto, quindi può essere che. È chiaro che se non entrano nel profilo personale delle persone uno è tutelato, dipende sempre dal firewall dall'altra parte che protezione uno possa avere, e quello dipende dalla banca, cioè gli hacker ci provano, noi in università spesso e volentieri siamo hackerati, quindi succede che nella posta elettronica arrivano spam, messaggi eccetera. Certo, fanno per carpire le informazioni personali di una persona, però una reputazione di una banca non andrebbe a forlone tutto il mondo se fosse solo per un hacker. Lei è cliente Unicredit? No. Ma direi che tendenzialmente al giorno d'oggi forse no, dato che comunque gli attacchi informatici sono una cosa che risultano quasi all'ordine del giorno, quindi non penso che un attacco così possa del tutto compromettere la reputazione della banca. Però, dipende anche poi da che genere di attacco hacker si subisce, insomma, se non vengono comunque rubati dati sensibili forse non è neanche troppo influente, come dire, penso questo, insomma. Tu sei un cliente Unicredit? No, io non sono cliente Unicredit. Se fosse cliente Unicredit sceglierebbe di cambiare banca per questo motivo oppure rimarrebbe dando fiducia al proprio istituto bancario? Rimarrei, perché comunque se la notizia è vera che non sono stati trafugati dati sensibili, cioè rimarrei. Non diventerei nuovo cliente, ovviamente. No, non cambierei banca comunque. Ma probabilmente darei comunque fiducia alla mia banca. Poi certo, se possono evitare determinate cose magari anche meglio, però poteva succedere qualcosa di peggio, insomma. Le capita mai di utilizzare servizi di online banking, internet banking? Sì, mi capita, sì. Che tipo di operazioni effettua? Bonifici, giroconti, vedo la mia situazione bancaria, i fondi, investimenti. Quindi non è spaventata l'idea che qualcuno possa entrare all'interno del suo account personale e effettuare operazioni per lei? Sì, perché sicuramente può succedere. Però uno spera sempre che la banca abbia tutte le tutele necessarie. Certo, sì, spesso e volentieri. Che tipo di operazioni effettua principalmente? Generalmente bonifici, bonifici è quello che uso maggiormente. E si sente di dare fiducia a questo tipo di servizio nonostante le conseguenze che possono esserci qualora l'intromissione di hacker? Sì, perché io lavoro spesso, quindi lavorando poi a parte in un ambiente, in una pubblica amministrazione, utilizziamo spesso tutto online, quindi ti devi fidare altrimenti non puoi fare più niente. Sì, utilizzo per pagamenti online. Quindi comunque hai fiducia nei confronti di questo servizio? Vabbè, tendenzialmente mi fido abbastanza dei pagamenti online, poi il giorno d'oggi se le fonti sono piuttosto affidabili, dipende anche un po' dal sito internet che si visita, comunque tendenzialmente mi fido a fare pagamenti online.